Ciao, sono Enzo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di questo sistema wireless della Holyland, i Mars 300 Pro. Sono delle apparecchiature che riguardano la parte video, ve lo dico subito, quindi un sistema wireless che ci consente di andare a trasmettere il segnale della nostra videocamera o comunque fotocamera nel momento in cui la dobbiamo impostare per fare video, per poter essere, diciamo, svincolati dal monitor, diciamo, dal doverlo tenere comunque necessariamente sopra la fotocamera. Quindi vi avviso prima che parliamo un attimo di video, se siete interessati, la sigla e poi parliamo del resto. Ok, vi dicevo, allora, un sistema wireless, tra l'altro vi dico subito, molto molto compatto, sono appunto trasmettitore e ricevitore. Qui dietro ci va la batteria e la semplice NP550-970, se non sbaglio sono queste, ma ce l'ho già pronta qui, poi ve la faccio vedere in qualche b-roll più nello specifico. Quindi vanno semplicemente montate qui dietro le batterie, tutto sommato rimane davvero di una compattezza davvero molto interessante. Fate conto che il trasmettitore va quindi montato sopra la vostra fotocamera e videocamera, mentre l'altro può essere utilizzato per collegare appunto wifi, quello che può essere un monitor esterno, ma anche, lo vediamo tra un po', secondo me è questa davvero molto carina, se non hai ad esempio a disposizione un monitor esterno, quindi dedicato quindi per la parte video, puoi anche utilizzare il tuo PC, farlo diventare quindi il monitor della tua videocamera, fotocamera, o anche il cellulare attraverso l'applicazione. In pratica quindi riuscire a trasformare il tuo iPhone, il tuo smartphone in un piccolo monitor esterno. Questa è una grandissima figata, perché adesso tra poco lo vediamo, insomma si può davvero essere svincolati dal discorso magari di avere il monitor esterno sopra la fotocamera, o magari per chi non ha quello dover utilizzare quello ribaltabile della fotocamera stessa, che va bene nel momento in cui magari stai registrando a una certa distanza, ma nel momento in cui magari hai bisogno di fare delle registrazioni, magari sei da solo anche a distanza, lì il monitor praticamente scompare. Quindi in questo caso avere comunque un raffronto più vicino può essere davvero utile. Adesso però, prima di andare a parlare più nello specifico di questo sistema wireless, voglio appunto andarmi a focalizzare su quelli che sono i motivi che magari ci potrebbero portare a scegliere intanto un sistema wifi e poi perché eventualmente scegliere questo. Allora, io ti dico il mio motivo molto personale, perché io non sono un videografo, questa è una cosa che chiarisco sempre, perché sì, faccio dei video, li faccio qui per YouTube, li faccio per le mie scuole di fotografia online, e lì devo dirti la verità, questo sistema mi sta aiutando tantissimo, proprio perché molto spesso, oltre a fare video come stai appunto vedendo adesso, quindi parlando vicino alla fotocamera, io attraverso il monitor sono qui vicino, posso vedermi bene, quindi cosa sto inquadrando, se l'inquadratura va bene, se mi sposto troppo magari vado fuori inquadratura, ma nel momento in cui sto facendo magari una lezione più pratica, quindi mi serve andare a piazzare la fotocamera nel fondo del mio studio, io magari sono a distanza perché sto magari facendo vedere appunto qualcosa di pratico, qualche fotografia con i flash eccetera, in quel caso ti assicuro che il monitor è talmente distante da me che è davvero difficile poi riuscire a orientarsi, riuscire a capire comunque se l'inquadratura va bene, se l'esposizione magari sta calando e roba del genere. Quindi dal mio punto di vista personale questo sistema è davvero utilissimo. Come ti dicevo, è davvero molto compatto e anche abbastanza economico per essere comunque un sistema wifi appunto dedicato al video. Sicuramente economico magari rispetto a dei sistemi magari più professionali, più complessi se vogliamo. Poi questo ce l'andiamo a vedere pure per quanto riguarda i prezzi, andiamo a dare un'occhiata proprio nel sito della Holyland, così vi faccio vedere anche quelli che sono i siti e anche eventuali prodotti comunque simili. Ma andiamo adesso a vedere più nello specifico questo di sistema wireless, quindi i Mars Pro 300, che mi hanno inviato appunto dalla Holyland per chiedere appunto una recensione, che è quella che vi sto un po' facendo. Allora, io vi do ovviamente come sempre il mio punto di vista. Vi posso dire sicuramente che è un sistema sicuramente compatto, ben costruito, perché a livello proprio di tatto e di costruzioni non appaiono assolutamente cheap, anzi i materiali devo dire che sono davvero, a parer mio, davvero molto buoni. Come vi dicevo, montano questo tipo di batterie, quindi sostanzialmente quelle che utilizzano anche il sistema Sony, sono davvero facilmente reperibili. Poi io ho fatto l'unboxing a parte, ve lo faccio vedere così un po' velocemente in secondo piano. Comunque
Tenete presente che appunto nel packaging ho trovato appunto questi due, quindi sono ricevitore e trasmettitore. Più c'è questo piccolo accessorietto qui sotto, che è davvero comodissimo perché ci consente di vedete qua c'è l'attacco praticamente per la slitta sopra la fotocamera, ma in realtà si può mettere anche di lato al monitor. Adesso faccio vedere più nello specifico, ma io lo posso anche andare a montare, vedete qui sotto, quindi posso decidere in che posizione andare a montare il ricevitore, il trasmettitore in questo caso, anzi no, questo è il ricevitore, quindi io in realtà lo andrei a mettere sul trasmettitore per montarlo sopra la fotocamera, quindi posso decidere se averlo in questa posizione o anche averlo semplicemente così, fate voi un po' in base a quella che è la vostra apparecchiatura, in base al tipo di circostanze nel quale vi trovate, non lo so, come vi piace ve lo mettete. Altro aspetto interessante, sono davvero semplicissime da utilizzare. Qua c'è un tasto d'accensione, abbiamo qui in entrambi i casi appunto un piccolo display che ci dà davvero le informazioni base. Per adesso mi dice no video perché non è comunque collegato, abbiamo qui collegamenti tramite HDMI che appunto poi vanno montati o sulla fotocamera, oppure l'altro appunto quello che è il ricevitore sul monitor, oppure sull'iPhone, smartphone, quello che sia, come anche sul PC. Altra cosa interessante, poi qui abbiamo anche, se vogliamo, l'alimentazione, quindi se non abbiamo magari un'altra batteria di queste, comunque magari una batteria scarica, abbiamo sempre la possibilità di attaccare, trovo che sia una cosa davvero molto carina, vedi, tramite la micro USB che abbiamo qui possiamo ad esempio utilizzare un bank esterno magari appunto per caricarlo. Più una cosa di necessità ovviamente, perché è comunque un ingombro in più. L'ideale ovviamente è utilizzarli con delle batterie come queste, proprio per mantenere il senso del wifi, però diversamente in caso di necessità sicuramente può tornare utile doversi potersi appoggiare quantomeno a un bank esterno. Adesso siamo all'interno del sito della Holy Land, io sono andato già a selezionare i Mars 300 Pro, che sono proprio il sistema wireless che stiamo vedendo adesso nello specifico. Ovviamente ci sono anche altri modelli, insomma anche modelli più evoluti decisamente, poi vedete voi anche in base a quelle che sono le vostre esigenze. Comunque andiamo a vedere adesso questi nello specifico qui all'interno del sito. Qui possiamo intanto vedere alcune delle caratteristiche che vanno a delineare questo prodotto, le trovate ovviamente su questa pagina, vi lascio anche il link in descrizione. Qua c'è anche, vedete, vi dicevo, si può montare in questa posizione come anche in verticale in base un po' al tipo di lavoro o attrezzatura comunque che avete. E qui, come vi dicevo prima, quindi ovviamente la possibilità di andarlo a collegare a un monitor esterno, ad esempio, per poter dare la visuale comunque anche a un'altra persona, comunque essere scollegati diciamo dal monitor sopra la videocamera o la fotocamera, quella che sia. Continuiamo a scendere, qua vabbè vi ho detto davvero un sistema semplicissimo per andare poi a sistemare quelli che sono i canali, ce ne sono fino a 8, questo è semplicemente il tasto di switch, quindi di on per accendere e spegnere. E qui va anche a sottolineare il fatto che oltre a poter utilizzare questi tipi di batterie, si può anche utilizzare un semplice bank esterno, quindi per andarla a ricaricare, un power bank, quindi io trovo che sia davvero comodo, o quantomeno in quelle occasioni in cui se ne può avere esigenza. Ingressi HDMI, qua come vi dicevo questo ve l'ho già fatto vedere, quindi questo è l'ingresso per collegare il power bank. Poi come vi dicevo qui la possibilità di collegarlo tramite applicazione, quindi ovviamente sempre tramite wifi, al vostro iPhone, smartphone, insomma quello che avete, quindi anche svincolandosi dalla necessità magari di avere un monitor esterno, se non l'avete potete comodamente utilizzare il vostro dispositivo mobile, così da poter vedere in remoto quello che sta filmando la fotocamera. Come vi dicevo, quindi nel caso in cui avete già un monitor esterno come questo, vi basterà semplicemente collegare il ricevitore tramite cavo HDMI, il trasmettitore sarà invece montato sopra la fotocamera che sta registrando. E quindi questo è un prodotto che consiglio a tutti? Assolutamente no, ovviamente bisogna avere determinate esigenze per pensare di fare un tipo di acquisto del genere. Qui vi fate quindi intanto un po' l'idea del prezzo, chiaramente poi ci sono offerte diverse che variano, siamo all'interno di Amazon, però appunto su Amazon questi più o meno sono i prezzi. Può variare magari qualcosa in meno, qualcosa in più, e anche in questo caso comunque abbiamo la versione quindi con le antenne, in quelle che mi hanno mandato a me comunque non ci sono, e c'è devo dire qualche piccolo accessorio in più, quindi
una in più di queste viti, che devo dire sono abbastanza comode. Ci sono poi ovviamente sistemi più professionali, se vogliamo, più complessi, più completi anche per quanto riguarda magari il numero di funzioni, però sicuramente poi si parla lì di cifre diverse, come anche un tipo di ingombro diverso, di ovviamente poi ognuno deve valutare in base a quelle che sono le proprie necessità. Ok, grazie per aver visto questo video fino alla fine. Se vi va, quindi ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti!